Ah, preferisco non farli prendere, poi è chiaro, se c'è da buttarla dentro, mi fa piacere, certo. Eh sì, perché c'è stata una deviazione forse sul cross, mi è rimbalzata male davanti, non volevo usare il corpo perché in aria, sai, magari all'improvviso può capitarti sul braccio, quindi ho cercato solo di deviarla, poi dopo mi è salita sopra perché ho avuto un rimbalzo strano, poi non so, l'episodio del gol. Però, Del rigore. Salvatore, il rigore è abbastanza discutibile, nel senso che entrambi fanno fallo adesso oggettivamente, entrambi si tirano la maglia, però c'è un rigore, a mio avviso, clamoroso su Memusciai. Vi chiedo, la sensazione dal campo sarà la stessa? Infatti io dal campo subito sono andato all'arbitro, cioè sono stato uno dei primi ad andare sull'arbitro perché, ma non per protesta, ma proprio perché sembrava proprio evidente. Cioè io addirittura era altri forse 20 metri dietro rispetto all'arbitro, ma si è visto proprio chiaramente che è arrivato in ritardo il difensore del Brescia. Poi non so come non abbia fischiato il rigore. Sasà, prevale la soddisfazione per aver allungato la striscia positiva con tre risultati utili o un pizzico di delusione, di amarezza per non aver vinto la partita? Ma secondo me un pareggio oggi, cioè, è stato importante comunque prolungare, penso, la striscia positiva, perché sai, venendo comunque da una striscia così lunga negativa, sai, a volte sommare anche un pareggio con una squadra comunque importante come il Brescia, che è venuta da là, dà sempre morale. E poi comunque allungare la striscia positiva porta sempre quel pizzico di positività nell'ambiente. Avevi detto che eri stremato 3 giorni fa, Invece invece oggi hai retto stavo fino a. molto, cioè, stavo molto meglio rispetto a 3 giorni fa, devo dire, anche alla fine. Non hai sofferto per niente. No, 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 anzi, devo dire, mi sentivo molto, anche alla fine mi sentivo molto bene. Questa è una cosa positiva, ma soprattutto Sasà, il Pescara si è dimostrato più in palla No, ma rispetto al infatti Brescia, che nel secondo io tempo praticamente non ha c'è occasioni passato loro più il pallone. nitide, non me le ricordo, cioè c'è occasioni che loro ci abbiano messo in difficoltà, sinceramente ne ricordo poco, poche o quasi nessuna, sinceramente. Senti. Significa, sa che può giocarsela con tutti il Pescara? Ma secondo me, cioè, adesso cioè, ci sentiamo molto, cioè, molto più squadra, penso che comunque giochiamo molto con più sicurezza e lo si nota, credo. Comunque si vede che stiamo molto, molto bene al momento. Però, ripeto, ogni partita c'è cioè, una storia a sé, dobbiamo dare tutto fino alla fine e pensare partita per partita. Ma credo comunque ha fatto sentire subito tutti importanti e comunque tutte parti integranti di una squadra e tutti uniti per lottare per un solo obiettivo. È stato molto bravo su questo. Poi è chiaro, anche tatticamente ha portato tanto, però devo dire su quello mentale ci ha lavorato tanto e si nota. Senti, Sasà, il mister prima di te ha detto che Chiavari sarà una partita spartiacque perché potrebbe cambiare il destino del Pescara che ha una media punti altissima adesso. Sei d'accordo? Beh sì, io ti ripeto, come ho detto adesso tutte le partite sono importantissime. Poi è chiaro, vincendo a Chiavari fai un bel salto in classifica. Che adesso sommando, stando in striscia positiva, possiamo veramente fare un bel balzo in avanti.